Quindi è così che consegnano i pacchi adesso. Signori, abbiamo un paccotto col botto. Verifichiamo che non ci siano cose pericolose. Sembra sicuro. Ah, una scatola nella scatola. Interessante. Sembra sicuro anche questa. È una Gaomon, che non è il nome di un Digimon, ma una tavoletta grafica. Non penso che questa sia la scatola per il pubblico, per il consumatore, ma più per un recensore professionista come me. Tararì! Benvenuti signori, questo è Electric Abu. Cazzottino la campanella, boom! Schiaccia il like, ciuff! Iscrizione a click! Se avete fatto tutto questo, siete degni del mio amore e comprensione. Così che potrete dire al mondo: Peo è il mio signore. E il signore è la mia arma. E io giro sempre armato perché Peo è sempre con me. Quella che abbiamo qui oggi è un'altra tavoletta grafica dataci dalla Gaomon in persona. Non che sia una persona singola. E come sto cercando di fare sempre, volevo far combaciare questa recensione con un piccolo tutorial che molto spesso mi viene chiesto, ovvero come si fanno le GIF. Come posso fare le mie GIF personalizzate per spammarle ai miei amici che mi odieranno a forza di quanto gliele spammerò? Bene, oggi analizzeremo tutto questo. Faremo prima una GIF animata da disegno, grazie alla Gaomon, e poi una fatta da foto, sempre grazie alla Gaomon, e a un paio di foto, video. Procedendo all'unboxing di questa Gaomon, possiamo notare che abbiamo una fracca di roba, dal mitico guanto ninja che tanto adoriamo. Ha un affare tecnologico per attaccarlo alla presa della corrente, ha un insieme di cavi dall'ignota provenienza, ha un attrezzo per avvitare e svitare. Oddio, già mi mette ansia questa cosa perché io odio avvitare e svitare. È una scatoletta dedicata che suppongo ci sia la penna qui dentro. E non vuole venire fuori. Ah! Sugoi! E grazie alla tecnologia avanzata cinese potremo anche infilarla in un buco come appoggio. Lo so, roba di altri tempi, roba proprio del futuro questa. La puoi anche appoggiare per orizzontale, se non fossi un idiota come me. Guarda, il progresso dell'uomo, dove ci ha portato? Oh, ci sono quattro viti qua. La guida di cui sicuramente non ho bisogno io, perché ne ho montate a bizzeffe di queste tavolette. Rem, me lo reggi? Grazie. Una base d'appoggio reclinabile identica a quella della concorrenza. Mi viene da dire che utilizzano tutti gli stessi fornitori o sotto sotto sono tutti cioè sono tutti la stessa azienda con nomi diversi. Questo non lo so, però inizio a sospettare. Rem, me lo reggi? Grazie. Oh, abbiamo un astuccione. Questo è tipico e unicamente della Gaomon. Ci dona gli astuccioni per portare la tavoletta in giro. Non lo so perché dovresti portartela in giro, visto che è una tavoletta enorme che dovrebbe essere una base fissa, appunto. Però ok, ci può far comodo. Non lo so, dipende. Rem, me lo reggi? Grazie. E adesso il punto magico. Ciò che veramente ci interessa è la tavoletta stessa. Rem, me la reggi? Volevi, Oddio, è lunga. È più lunga che larga. Questo normalmente è di tutti gli schermi, questa cosa. Però questa è ancora più lunga che larga. Più o meno la stessa cosa che dicono del mio Pippo. Wow, è più lungo che largo. Incredibile. Mai visto un attrezzo simile. Rem. Grazie. Ah, mi hanno già attaccato l'affare protettivo dello schermo. Ma che gentili, che bravi, anche perché io lo attacco malissimo. Chi di voi che mi segue da tempo saprà, per ogni volta che ho dovuto applicare questo su una tavoletta nuova, ho fatto un disastro di bolle inferiori. Allora, come si attacca questo ciaffo? Se i miei calcoli sono esatti, dovrebbe andare così. Anche perché sì, una volta sono riuscito a montarlo al contrario. Ma Peo, non ci aspettavamo mica il contrario da un agglomerato di conoscenza come il tuo cervello. E sono d'accordo, bambini. Ho leggermente appena appena starnutito. Sono sicuro che non ve ne siete nemmeno accorti. Lo chiamo starnuto stealth, furtivo come Solid Snake, come l'ombra. Ok. Funziona. Molto più comodo di altre tavolette che si appoggiavano e basta e di cui non mi hanno dato alcuna base. La base sembra
solida, buona, non male. Oh mio Dio, quanti cavi. Qua non si fanno passi avanti, eh. Nessuna azienda fa tavolette, fa passi avanti con questa questione. Questa qua è un disastro. Power. La magia è in corso. Si è acceso. Signori, nel frattempo che io installo tutti i driver, i cosi, eccetera, voi farete un fantastico salto temporale. Con un altrettanto fico effetto speciale. Ovvero questo. Effetti speciali un corno, signori, passiamo alle cose serie perché io ho installato tutto. E per chi mai dovesse acquistare questa tavoletta, di cui ovviamente lascio il link in descrizione, dico subito che esce con delle impostazioni di luminosità e contrasto un po' fastidiose, nel senso che ti fa vedere i colori in modo un po' piatto e un po' spenti. Impostazioni che potete modificare facilmente dai tastoni al lato. Solo questo, non voglio uscire in una tangente troppo lunga. Come fare una GIF? Innanzitutto stiamo utilizzando Photoshop, che è il peggior programma per animare in assoluto. Ci sono programmi per animare, punto, però io posso capire che Photoshop più o meno lo possono aver tutti, è un po' più accessibile di altri programmi che sono solo per animare, non ci puoi fare nient'altro. Con Photoshop ci puoi fare fotomontaggio, disegni, copertine di YouTube. In realtà ci puoi anche animare robe molto serie. Prendo come esempio Richard, che ha fatto un'animazione clamorosa e mi ha raccontato, quando è stato qua Fabriano, che l'ha fatta tutta su Photoshop. Già, mi ha ovviamente anche spiegato che è stato un macello, che ha generato dei file ultra giga pesanti e che il computer suo stava per esplodere, cosa che non fa un programma mirato per animare. Però all'epoca lui sapeva utilizzare questo ed è andato avanti con questo. Comunque sia, più che sufficiente, ottimo per delle semplici GIF, quindi animazioni di 3, 4, 5 frame, proprio se vogliamo esagerare. Quindi iniziamo. Di cosa ho bisogno prima di tutto sul mio Photoshop? Ho bisogno della timeline. Questo affare che vedete qui sotto, questo coso qui, questa barra, si chiama timeline. C'è scritto timeline. Basta che nella sezione finestra io abbia selezionato timeline e dovrebbe apparire. Poi faccio crea una timeline video. Ha creato una timeline video, incredibile, ho soltanto schiacciato quello. Come possiamo vedere qui sopra, vediamo i frame. Ce ne sono circa 25 per ogni secondo. E quindi possiamo gestire anche la velocità. Però già così, un po' troppe informazioni, un po' troppe cose a cui pensare. Beh, si può ancora di più semplificare il tutto. Perché la timeline, invece di vederla così, possiamo vederla a singole immagini cliccando questo riquadrino qua in basso, pip, e ci abbiamo una sola immagine, ok? Nell'immagine possiamo dire quanto durerà questa immagine, tipo 0,1 secondo, lasciamola 0,5 per ora. Facciamo un esempio banale, se io faccio una palla, questa è una palla, ok? Poi faccio un nuovo frame, pop, ce l'ho di nuovo, sono uguali, però basta che spengo questo livello palla, qui rimarrà acceso, e qua invece no. Se io prendo questo livello palla e lo muovo, per esempio qui, e poi faccio play, ogni 0,5 secondi cambierà frame, quindi tu. E vediamo che, wow, la palla si muove. Abbiamo finito, signori. Video concluso. Abbiamo una GIF di due frame che funziona. Prego, cancelliamo questo, grazie. Sì. Ma come potrei fare se invece io volessi proprio un disegnino fatto bene? Facciamo una GIF bella semplice. E per fare una GIF bella semplice vorrei innanzitutto una sorta di personaggino. Quindi adesso faccio una faccia. Qui ci saranno i miei occhi, la mia boccuccia. E voilà, è uscita Sabrina di cavolini, perché, beh, l'ho disegnata per mesi interi e continuo a disegnarla. Quindi è più che ovvio che mi venga fuori questo. Voglio fare soltanto una testa volante e farò del movimento orizzontale perché voglio che la mia testa ruoti. Quindi questo è il mio faccino. Se io vado a fare un nuovo frame, no? Mi copio un livello di Sabrina. Qui. Uno lo spengo perché voglio che in questo frame sia acceso solo questo. In questo frame sia acceso solo questo. Di conseguenza questo lo spengo qui. Il brutto di animare su questi frame è che ogni volta che io spengo qui o spengo qui mi si può spegnere anche dall'altro lato. Però adesso, come vediamo, nel frame 1 è acceso il livello 1 e nel frame 2 è acceso il livello 1 copia, che è quello che ci serve. E che cosa vuol dire? Che se io lo ruoto un pochino intorno al proprio centro, tac, si muoverà in quel senso. Wow. Però io vorrei un'intera rotazione, quindi secondo me ci potrebbero volere, non lo so, 6 frame. Quindi qui nel terzo frame me lo ricopio e vado a ruotarlo ancora di più, tipo a 90 gradi. Controllo che qui sia acceso solo quello che serve a me nel frame 2, ok? Nel 3 è acceso solo il 3, nel 2 è acceso solo il 2, nell'1 deve essere acceso solo l'1. Faccio play, tu.
tu ovviamente è molto scattoso perché la velocità è molto bassa, ma portiamolo a 0,02 secondi ogni frame, vediamo cosa succede. Tu 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 tu. Molto interessante Peo. E se lo portiamo a 0,01, che è il massimo che possiamo fare in questo formato qui. Se volessimo farlo ancora più veloce dovremmo aprire la timeline come prima, quindi wow, così mi sembra però una buona velocità per una GIF. Quindi lo faccio anche per altri frame. Adesso controllo che in ogni rispettivo frame, nel frame 1, si è acceso solo l'1. Qui si è acceso un mondo, quindi devo spegnere tutto. Tranne il numero 1, vado nel 2. Ok, è acceso soltanto il 2, fantastico. Nel 3 è acceso solo il 3. Nel 4 deve essere acceso soltanto il 4, grazie. Nel 5 deve essere acceso soltanto il 5. Nel 6 deve essere acceso il 6. Il 7 deve essere acceso il 7. Nell'8 deve essere acceso l'8. Ok, faccio play. Tun 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 tun. Wow, abbiamo una testa rotante. What? What? You've never played Tuber Simulator? E cosa facciamo se invece vogliamo che faccia anche qualcosa? No? Mettiamo che io voglia che apra anche la bocca. Allora vado in questo frame, vado a cancellare la sua boccuccia, perché qui si inizia ad aprire, no? Bruttissima questa bocca, rifacciamo. Grazie. Bruttissima anche questa. Mamma mia, se è brutta, perché non mi riesce una bocca? Vabbè, lasciamola così. Nel 3 cancello la boccuccia e sarà ancora più aperta. Nel 4 cancello la boccuccia e la facciamo super aperta. What? What? You've never played Tuber Simulator? Nel 5 stessa identica cosa. Qui la lascio bella aperta. Nel 6 voglio che la boccuccia si inizi a chiudere. Nel 7 sarà quasi del tutto chiusa. E nell'8 sarà chiusa. Facciamo play. Wow, 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 wow. Signori, abbiamo concluso una GIF. Prego, vado via. Ok, questo è soltanto uno schizzo. Adesso dobbiamo farlo seriamente. Signori, se adesso facciamo play, teoricamente la testolina dovrebbe ruotare e aprire la boccuccia, wow, durante l'intero giro. Proviamo. Wow, 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 wow. Adesso spegniamo in tutti i livelli anche lo sfondo, perché la GIF deve essere trasparente. Adesso passiamo all'esportazione finale, quindi è l'ultima fase. Si va semplicemente su File, Esporta, Salva per Web. Signori, qui vi chiede un sacco di robe, ma di per sé quello ottimizzato già di base è buono e vi fa una GIF relativamente leggera da spammare i vostri amici con gioia e letizia. Quindi qui basta che facciamo salva e lo salviamo. Adesso se io vado ad aprirla, magia magia, la GIF è pronta e possiamo spammarla ai nostri amici. Per fare la stessa identica cosa con foto o video, beh, basta fare un piccolo video di voi, facciamolo, facciamolo. Perché no? Utilizzerò il telefono, visto che è lo strumento che noi tutti dovremmo teoricamente avere. Una volta fatto il vergognoso video, lo trasferiamo sul computer, ovviamente. E vi dirò, Telegram è il modo più efficiente per farlo. Se non utilizzate ancora Telegram e vi accontentate di WhatsApp, mi dispiace per voi. Ah, questo è il mio video. Vergognoso video. Prenderò di questo video circa, non saprei, 5 frame? Mi prendo questo e mo butto qua. Questo e mo butto qua. Questo e do mo butto, bambini. Bravi, qua. E direi basta un ultimo frame. Che indovinate un po', do mo butto qua. Adesso bisogna un pochino allinearli. Quindi ora che mi accendo il mio secondo livello, lo rendo un pochino opaco, in modo da vedervi attraverso e riuscire a capire dove va la mia testa. Mi sembra piuttosto buono questa posizione. Non mi entrano le mani però, quindi dovrò rimpicciolire ancora di più. Così mi sembra ottimo. Faccio la stessa cosa con quest'altro. Lo rendo un po' opaco per... un po', non tutto. Per vedervi attraverso. Stessa cosa per l'ultimo frame. Lo metto a 0,1 secondo e mi faccio 4 nuovi frame, perché ho 4 frame appunto. Ok, adesso c'è del movimento, sempre molto strano, forse ho preso i frame un po' particolari. Adesso cosa devo fare secondo voi, bambolotti? Beh, devo ritagliare il mio disegno.
Meno male che ho una tavoletta grafica che mi permette di farlo con estrema facilità. Vi ricordo sempre che quando io provo e recensisco le tavolette, non ci guadagno assolutamente una ceppa, non vengo pagato né niente, quindi sarò sempre sincero con voi. Ecco la prima testa. Testa numero 2, pronta. Testa numero 3. Testa numero 4. Facciamo play e vediamo cosa è uscito fuori. Un abominio. Ma sapete che cosa vi dico? Va bene così. L'importante è che voi abbiate capito il succo su come si fanno le GIF. E voi sicuramente ne farete di meglio, spero per voi. Peo Abominio. Esporta, salva rapida per web. Salva, grazie. Peo Abominio. Andiamolo a vedere. Ed ecco a voi una GIF con cui potete creare disturbi mentali ai vostri amici. Aha! Prima di dirvi le mie per quanto riguarda questa tavoletta, mi piacerebbe vedere le vostre GIF. Se riuscite a farne, mi raccomando, Instagram, tag, non so in che modo me lo potreste far vedere. Secondo me Instagram è il modo più veloce. Magari anche una storia in cui mi nominate. Io cerco sempre di leggere i direct. Ma forse la cosa migliore sono i tag, perché i tag li scorro spesso. E magari nel prossimo video li faccio anche vedere. Detto questo, voglio essere breve per quanto riguarda questa tavoletta, questa Gaumon PD 1561. E no, non è del Partito Democratico. PD sta per Pen Display. What? Sarò sincero, mi sembra che le tavolette grafiche ultimamente si siano un po' appiattite. Vi faccio un disegnino che per me è più facile spiegare così. Se questo è il grafico dell'evoluzione delle nostre tavolette grafiche, in cui questo è il tempo e questa è la qualità e l'innovazione delle tavolette grafiche con la penna e il display, quando è nata questa concorrenza, perché prima, come sappiamo, c'era soltanto un grande leader in questo campo, e parlo di Wacom ovviamente, poi sono entrati in campo la Huion, la Gaumon, la XP Pen e ultimamente anche l'iPad sta entrando in questo strano mercato, e quando abbiamo iniziato la crescita era buona, perché tutti stavano concorrendo contro la Wacom che era già qui. Quindi si è toccato il punto in cui la tecnologia era nella penna e quindi dovevi tenerla attaccata a un cavo che la caricasse e wow, quella cosa non era proprio fantastica e quindi ti becchi un emoji piatto. Poi a un certo punto la tecnologia non era più soltanto nella penna e questa non dovevi più ricaricare, quindi il cavo, sai che cosa hai detto? No! E quindi qui finalmente evoluzione! Yay! Yeah, sono molto felice per questa evoluzione! Yeah. Poi siamo arrivati a un certo punto in cui la questione si è un po' appiattita. Per quanto riguarda quindi queste tavolette a schermo, tra Gaumon, Huion, XP Pen, più o meno siamo lì. Il prezzo è quello, sono tutti molto concorrenti, può variare di 20 euro, non so, però più o meno siamo tutti lì. Cosa offre di diverso la Gaumon o la Huion, eccetera, rispetto all'altro? Beh, la Gaumon, quello che mi è sempre piaciuto, sono i tastoni, signori. C'è una fracca di tastoni qui, che puoi programmare come ti pare, che molto spesso ignora la concorrenza, però nella Gaumon ci sono sempre, punto. Ci sono, punto. Il fatto che venga già con una base reclinabile è sicuramente un più, visto che l'ultima tavoletta della concorrenza che mi hanno mandato l'ho appoggiata qua sul tavolo, doveva essere abbastanza portatile, ma in realtà c'aveva ancora tutti questi cavi, quindi portatile un corno! Quindi ecco, finché non aggiusteranno queste cosette, finché non renderanno queste tavolette un po' più facili da gestire, un po' più portatili, perché una tavoletta così, no? Che è così leggera, me la voglio portare in giro con il mio portatile, perché se no mi compro una bestia come quella su cui già lavoro, che so che sta fissa lì. Per queste vorrei una soluzione un po' più flessibile, quindi se me la dai grossa è perché deve stare sullo studio, se me la dai piccola, tra i 15 e i 20 pollici, beh, allora me la voglio portare in giro, no? Non ha senso? Questo è quanto, comunque sia, link in descrizione, mi raccomando, il cazzottino alla campanellina. E adesso qui appaiono dei video in sovraimpressione, non mi ricordo se a destra o a sinistra perché tanto mi scorterò sempre, e vi potete anche iscrivere se non siete già iscritti, ma se stai vedendo questo video probabilmente perché sei iscritto, giusto? E questo è quanto, addio, addio, ciao bambini, ciao, ciao. Aia la testa, porca cazzo.